Dati i contenuti narrati, se ne sconsiglia l'ascolto ai bambini e a un pubblico sensibile. Il mistero dei bambini di Rebiribo 00, capitolo 84. Mi svegliai in piena notte. Non riuscivo a dormire, troppi pensieri nella testa. Andai in cucina, presi la moka e mi feci un bel bicchiere di caffè alle 4:30 del mattino e intanto viaggiavo con la mente. Pensai a Sara, alle cose orribili che mi aveva detto ieri. Non me lo sarei mai aspettato, però alla fine non ha tutti i torti. Fossi stato nei suoi panni, sarei già sottoterra. Invece Est è incinta. Sono felice ma anche un po' turbato. Sapere che dal giorno alla notte Sara, ovvero Giulia, tenta di ucciderci non è il massimo, insomma. Lei vuole trasferirsi per cambiare aria, per ricominciare tutto da capo, ma non si può. Non è fattibile la cosa. Se noi abbandoniamo questa casa, abbandoniamo la nostra vita. La maledizione andrà avanti. E altre vite si spezzeranno per sempre. Si fecero le 7 e allora iniziai a preparare la colazione per tutti e andai a svegliare Sara e Est, e così ci sedemmo tutti e tre, come ai vecchi tempi. Papà, dimmi che non è vero. Cosa, piccola? Est è incinta? Sì, lo sono, Sara. Perché non sei felice? Io e tuo padre volevamo parlartene bene stasera. No, Est, sono felice come, ma non è il momento giusto. Est, sei in pericolo. Cosa? E perché? La maledizione colpisce i figli più piccoli della famiglia e ora, siccome aspetti un bambino, non sono più io la più piccola, ma tuo figlio sì. Ma Sara è in pancia e non ha neanche un mese. Non c'entra, verrà impossessata te perché il tuo bimbo è dentro la pancia. E così le cose peggioreranno. Ma dai, Sara, non dire scemenze. Est, è così. Devi abortire. Ma stai scherzando? Devi abortire, se no farai del male a tutti. Senti, Matteo, digli a tua figlia di non dire scemenze. Ti pare che io per una maledizione di merda abortisco? Ma non se ne parla proprio. Ok, Est, fai quello che vuoi. Poi quando vedrai me e il tuo amore morti davanti ai tuoi occhi perché tu ci ucciderai, poi non piangere. Sara prese e andò in camera sua. Giulia, sei qui? Io sono sempre qui, Sara. Dimmi tutto. Perché te sei cattiva? Io non sono cattiva. Io sono costretta ad esserlo. In che senso? Il capo cosa fa? Lui ha iniziato la maledizione perché lui ha iniziato a uccidere la sua famiglia. Non capisco. Moltissimi anni fa, Robert, ovvero il capo, alla nostra età non era molto calcolato dai suoi genitori, ma anzi lo picchiavano sempre e lui crebbe qualcosa di oscuro e maligno. All'età di 18 anni legò sua madre e i suoi fratelli alla sedia, poi prese un coltello e iniziò a coltellare prima il padre e poi la madre e infine i suoi fratelli. Poi chiamò la polizia e si suicidò tagliandosi la gola. E da quel giorno lui risuscitò sotto forma di mostro. Così iniziò la maledizione, nella sua casa. Oddio, che brutto. Giulia, ma te quando eri viva non ti sentivi male al pensiero di uccidere la tua famiglia? Sì, Sara, tantissimo. Ma dopo molte volte che vieni impossessata, diventi sempre più debole, fino a quando non riesci a impossessarti definitivamente. E così inizia la caccia per lo sterminio della famiglia. Il capo mi aveva promesso che se uccidevo i miei genitori, poi potevamo vivere in un altro posto, molto più bello. Ma ovvio che non è così. Io, Sara, quando ti impossesso, sono solo costretta. Io non voglio ammazzare la mia famiglia, Giulia. Non c'è una via di scampo o un modo per distruggere questa maledizione. Sì, Sara. In teoria sì.